Sono le 17:35 di un inindimenticabile, guarda, non riesco neanche a pronunciare la parola, un indimenticabile San Giuseppe, credo, per Alberto Marra. Dico bene, Che mi ha Alberto? voluto tanto bene San Giuseppe. Ho pregato tantissimo questa notte, San Giuseppe, per le mie figlie, per la mia famiglia e un po' per tutti, insomma. Ho pregato. E È niente, finito un è incubo finito oggi. un incubo. Un incubo che è durato 15 giorni e mi fa piacere che i magistrati hanno capito che sono completamente estraneo a questa storia. Sono. E ho avuto un avvocato bravissimo, Ubaldo Macri, che si è impegnato tantissimo su questa cosa, si è impegnato. E lo ringrazio tantissimo, approfitto per ringraziarlo tantissimo, insomma. Ma i magistrati avevano fondato tutto su un'affermazione strana, non poteva non sapere, dicevano, no? Ed era un modo di accusare un innocente ed un incensurato, ha scritto anzi Ubaldo Macri in una delle sue memorie, mi sembra, no? No, questo non te lo so dire perché io i giornali non li ho letti, perché non avevo la possibilità di leggerli. E con Ubaldo ancora mi devo sentire perché mi sentirò lunedì sicuramente con lui e quindi saprò dare delle informazioni più precise. E quando l'hai saputo, no? Quando hanno suonato a casa, che cosa hai pensato? Quando ho saputo che cosa Quando dell'arresto? hai Quando ho saputo saputo che dell'arresto, dovevi no, essere arrestato? quando ho saputo dell'arresto, grazie a Dio non sono venuti a casa perché, ripeto, non sono abituato a queste cose, non sono abituato. Anzi, devo ringraziare il corpo di polizia che mi hanno telefonato e gentilmente mi hanno invitato in caserma. E da lì poi mi hanno portato a Lecce dalla squadra mobile. E lì ho saputo un po' tutto. Avevo il cuore in gola perché non essendo, ripeto, abituato a queste cose, e niente. Un cittadino innocente improvvisamente si diventa vittima di un errore giudiziario, bisogna dirlo con chiarezza, no? È un errore giudiziario sicuramente, sì. Cioè, ma bisogna avere la forza di dirlo e di gridarlo, perché Certo. di pretendere che venga detto urlando. Urlando, che venga detto urlando, sì, è vero. Parlavamo prima a videocamera spenta. La città è rimasta sconvolta anche perché ti Sì, conosce. questo è vero, pure il parroco del carcere, Don Raffaele, mi ha dato questa notizia, che sono rimasti un po' sconvolti tutti quanti fuori perché, come dire, ho fatto scalpore, mi ha detto lui. Fuori, mi ha detto: stai tranquillo Alberto, stai facendo scalpore. La gente, comunque, le persone ti sono tutte vicine, ti vogliono bene, ti stanno tutti quanti vicini, ti stanno, stai tranquillo che ce la farai, perché sei innocente. Ma in carcere come sono andate le cose? Don Raffaele è eccezionale da questo Una punto di persona vista. eccezionale, Don Raffaele, una persona veramente eccezionale, mi ha dato tanto conforto, tanto aiuto e mi è stato veramente vicino. E le altre persone che stavano insieme con te nel carcere? Ma era una della brava gente. Ti hanno trattato Mi hanno bene? trattato bene, benissimo, sì, benissimo. Anzi, devo dire che mi davano conforto, mi davano molto conforto, mi hanno dato in questi giorni. E niente, mi hanno aiutato psicologicamente. Mi hanno aiutato psicologicamente. L'hai saputo, ci dicevi prima, alle 2:30 di Intorno alle oggi? E 14:30, sì, l'ho saputo. che cosa hai sentito Il cuore dentro? in gola, per la contentezza. Ero contentissimo, infatti ho dimenticato il giubbino in cella, ho dimenticato i documenti, sono sceso giù per fare i documenti giù della scarcerazione e poi mi hanno dovuto riportare su a prendere queste carte qua che avevo lasciato e il giubbino. Solo che era un riportare su che era per l'ultima Era volta. per Poi l'ultima volta, sì, è vero. sei arrivato a casa.
Sono arrivato a casa, sono andato subito dai miei perché insomma sono delle persone anziane, sia papà che la mamma, e sono andato da loro. Poi non vedevo l'ora di vedere le mie figlie, Martina e Sofia, sono due ragazze bellissime, tutte e due li voglio tanto bene, li voglio sia a Sofia che a Martina e a mia moglie che mi è stata tanto vicino. Basta lì. Grazie.